Ciao a tutti nini, benvenuti in questo nuovo video. Come avete visto dal titolo, si tratta di armi di Black Ops 3. Per due motivi. Uno, guardate che figata hanno messo. Per 500 code point, che non sono proprio pochi in realtà. No. Per 22 euro vi darebbero una mazzetta di arma a distanza, una mazzetta di armi corpo a corpo e 10 rifornimenti deboli. Comunque sarebbero 2000 code point. La differenza tra questo, come vedete, vi sto facendo vedere adesso, che ho sbloccato finalmente la sfida di per farmi dare un'arma per forza e 10 ricompense di casse. La differenza è che qui avrete sia una mazzetta che vi dà sicuramente un'arma corpo a corpo, sia quella per l'arma a distanza, mentre io qui rischierò di andare alle ricompense e trovarmi il coltello. Io spero di trovare un'arma a distanza, almeno a distanza, e spererei di non trovare né il lanciamissili e nemmeno un'arma a corpo a corpo. Le altre vanno bene per lo più tutte. Andiamo subito a sbloccare la nuova arma. Io ragazzi, io dai. Se non altro è bellissima la mimetica barocco, ma questa mi fa cagare tantissimo. Bene, non abbiamo trovato un cazzaccio niente. Un'arma, ti prego. So che può farcela questo gioco a regalarmi una che simpatico, un arburlone. Dai. So che ancora può regalarci delle gioie, ma almeno una mimetica bella. Cioè, proprio sto trovando la merda. L'ho già trovata questa, tipo una doppione. Che palle. Dai, lì c'è la leggendaria. Manco su Clash Royale ho così sfiga. Dai. Allora, nelle ultime due, ragazzi, dai, si confida tutto. Si lascia tutto nelle ultime due. Figa questa. The last one. Almeno una leggendaria. Posso comprarne tre, ragazzi. Tre, forse addirittura quattro. Bella, questa mi piace, la testa del ruin così. Un'arma, per favore. Ho detto per favore. Non mi prendete per il culo, per favore. L'ultima, questa è l'ultimissima, ragazzi. The last one. Un'arma, una. Che figata. Drake, right? E andiamo a provare lo Skull Splitter in un dominio. Allora, vi dico subito che non sarà... inizia ora? What? Mi era appena iniziato, vabbè. Non sarà una partita fatta per il risultato, era per aprire questi pacchetti insieme, volevo rendervi partecipi e soprattutto per provare a fare delle kill con l'arma che trovavo. Ovviamente non mi è capitato proprio l'arma più facile del gioco per fare delle buone uccisioni, quindi non lamentatevi se la partita verrà una merda, ma volevo mostrarvi com'è quest'arma incredibile. Incredibilmente incredibile. PAM! Bella, mi piace molto quest'arma, è incredibilissima. Fermi tutti, non mi hai visto saltare. PAM! Bella ragazzi quest'arma, sì, veramente bella, bellissima, invidiabile, guarda, la parola giusta è invidiabile. Guarda, prendo anche la base nemica, guarda lì come sono bravo, uso anche lo UAV. Dove cazzo sto andando? Di qua, ok, andiamo di qua. Dai, vieni bello, ci penso io. Cioè ragazzi, adesso è stato da un colpo dritto, quindi se il nemico tende a non essere proprio dritto a noi, dritto a noi, bene, avete capito che ci uccidono male. Cazzo, ci arrivavo, qui ce l'aveva la mazzata, il maiale. Vabbè, ce la farò ragazzi, ho già 3-0, cioè 3-1. Ha già catturato lo UAV con lo Skull Splitter. No, ce l'avevi lì e io non gli ho sparato perché non ho un'arma che spara, purtroppo. Ha un po' di particle sugli oggetti, potevi ammettere comunque, tipo che si scalfiva il muro quando lo colpivi. Comunque è sempre qualcosa in più che fa piacere vedere. Te quanti colpi hai nel caricatore? Un miliardo. Vedete ragazzi, non si può andare a giro con lo Skull Splitter. È veramente una challenge epica. Scherzo a mia madre. La uccido con lo Skull Splitter. Ok, ci sono. Lì c'è un nemico. Ok, dov'è il prossimo nemico? Dov'è che sei? Marrano! Aspetta, arrivo qui così. Così. Non c'è nessuno. Ce l'hai dietro, ma perché non ti giri? Che è quel pazzo maniaco che si gira verso la porta e sta così con le spade alla porta? Un pazzo maniaco, ovviamente. Che cazzo è il nemico? Dov'è andato il nemico? Allora, facciamo così. Ok, no, giù nell'acqua. Dove andavo? Che cazzo sono? Cioè, li perdo. È impossibile sta giro con lo Skull Splitter. Ora direte, ma io ho visto lo youtuber X farci 57 kill. È un'arma fortissima e formidabile. Bravo, che ti devo dire?
bravissimo youtuber che ci ha fatto 57.000 kill con quest'arma, che è un'arma formidabile, incredibile. L'hitbox però, che tu sia forte o no, fa cagare lo stesso. Non giocando io con le armi corpo a corpo generalmente, a maggior ragione, sono penalizzate. Comunque proviamo un secondino. E la madonna, vieni, 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 vieni. Tra l'altro anche lo Weaving non è un'arma a me familiare, però ci sto provando lo stesso ad usarlo. Adesso arriveranno su A-Ball. A-Ball, t'ho detto A-Ball. Ragazzi, che sta succede? Che sta succede, raga? Raga, che sta... Ma questi sono morti tutti da me? Madonna, incredibile. Lo sbushi con lo Weevil è un'arma di distruzione di massa. Altro che... Dalla granata dovevo morire, tra tutte le cose, la cazzo di granata che rotola per terra. Un sacco di skill intensive. Un sacco, eh. Lui non muore, dice io no. Io non muoio. Io non ci sto, come soldi. No, 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 no. No, 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 no. No, vabbè, dai. Team, su, via, su. Sto ancora positivo? Grandioso. Adesso gioco con lo school splitter, però. School perché è più comodo, è più italiano. School splitter. Invece skull splitter è più... più anglosassone, ok? Adesso prendiamoci B, che è nostra di diritto. Ma aiutatemi a prendere B invece di saltellare come dei grilli a giro. Io salti li avrei solo per questo, perché la gente li usa in maniera impropria. Come me, eh? Però dico improprio proprio per spostarsi da parte a parte della mappa. Ok, vi siete, vedi? Vedi? Due rincoglioniti, uno e due. Vedi? Sono messi in mezzo ai coglioni ed è giusto che siano morti in quella maniera orribile. Si bloccano a vicenda ed è ovvio che succede cose spiacevoli poi, no? E mi pare una cosa che va di pari passo alle cose spiacevoli. Adesso voi starete pensando, ma questo dice solamente puttanato, dice qualcosa anche di utile. Beh, diciamo che non sono proprio il premio Nobel che vi aspettavate. Ok, devo fare 200 kill con le armi dello specialista, ok? Quindi sbuci, impegnati e secca tutti col fuoco, ok? Attenzione, vi sto disidratando, vi sto disidratando col fuoco. Mamma mia, lo sbushi, piromane, incredibile. Ok, qua stai attento, che ti arrivano da sinistra e sei morto in men che non si dica. Prendo A così la gente adesso spara a te e la posso uccidere. Vedi, te la giù sul ponte, non hai capito un cazzo, vabbè, vai dritto così dal nulla. Ah, non ho nemmeno preso la posizione, che cosa divertente. È molto simpatica. Ok, tiriamo questo, almeno qui c'è un nemico. Bravissimo, tutti a morire da lui. Bravi, bravissimo. Bene, fine primo round. Sto 19-9, quindi più di lato 2. La partita sta andando male, sono stanno molto meglio di me. Livello 1000, la madò. Il livello 1000 è proprio necessario, averlo contro. Ok, secondo round iniziato. Lo Weevil ci accompagna. Oramai, ragazzi, lo school splitter mi fa talmente cagare di già che non lo userò mai più tutta la mia vita. Forse la spada... Bene, bravissimo. Forse la spada era meglio, forse. La Fury of the Wind, la Wind Fury, come cazzo si chiama? Siamo fuori del vento, sì, no, mi pare. Ok, l'ho killato con lo Weevil, che è un'arma abbastanza barbina dalla distanza. Oh, vai. Questa sarà abbastanza istantanea. Fai vedere un secondo. Ah, simpatico sei. Tu sei molto simpatico. Tra l'altro ero anche in serie, quindi potevano anche non uccidermi, facevano un favore, ma... Quando la gente ha la mamma che fa i biscotti alla Nutella, così funziona. Poco ci si può fare. Ok, una kill l'ho fatta. Poi te che sei il moralista là sopra in cima, bravo. È già la seconda volta in micili, sei la mia nemesi. Vedo che un sacco di gente ha difeso B insieme a me con le unghie e coi denti. Potresti anche mobilitarti per difenderla. Non ti sto chiedendo di farlo per forza, però insomma potresti anche provarci. C'è una persona col firebreak, simpatia. Sono già morto 1000 volte. Penso di poter a questo punto usare anche una assenza allo skull splitter. Però a questo punto proviamo a fare uno o due kill con lo skull splitter. Poi al massimo cambio d'asso, che ce l'ho dietro. Vabbè, ragazzi, qui c'è bisogno di un'arma che gli faccia ripensare a tutto quello che sto facendo. Beh, tu sei appena morto davanti ai miei occhi in maniera molto ilare. Laggiù c'è un nemico, ok, che ci sta followando. Incredibile. Incredibile. Dove sparerà adesso? Uccidilo, grazie. Adesso saltiamo, anzi non saltiamo, aspetta, temporeggia. Temporeggia, si poteva prendere B, avevamo tutte le posizioni. C'è un nemico dietro, ma dove? Dove? Ok, l'ho killato. No, davvero, è proprio sua posizione. Se uno magari mi aiutava anche a guardare B, magari un'occhiata, era piacevole, ma non importa. Doesn't matter, noi vinceremo lo stesso.
Dov'è che respawn adesso i nemici? Dietro B. Esattamente, esattamente. Ok, ne ho ucciso uno. E da dietro, ne abbiamo ucciso, arriva da dietro. Ah, ha fatto giro sul ponte, ok, ok, va bene, ci sta. Si sapeva. Scusate, scusate, non volevo. Non volevo, scusate la mia mira incredibilmente, allucinantemente brutta e orribile, ma scusatemi tanto, ma, ok. Mamma mia, here I come again, mamma. Un minimo in pochissimi stanno continuando. No, davvero. Questo domani da granata così across the map. Morto. Bene. Morto. Poi c'è lì. C'è un altro. No, qua giù in fondo. Aha. Sto per ucciderne uno. Guardate. 3, 2, 1. No. Ok, così io richiamo la loro attenzione in teoria. Esattamente. Esattamente. E non è bastata. La mia mira è peggio della sua. Di gran lunga. Però, intanto, la B che ho conquistato prima sta dando i suoi frutti. Dà i suoi frutti. Lui è mortale, va bene. The Immortal Boy. The Immortal Boy. No, c'è la granata lì. Stavo detto. Oddio, che culo, è schivata perché è morto lui. Mamma mia, ragazzi, è un killer lui. Dove? Ok, hanno ucciso uno. Ancora? Ancora, aiutatemi. Ok. Mi hanno rotto il cazzo, eh. Ok, doppio di fuoco. Ok. No, da dietro. Da dietro. Te sei proprio barbino dentro. Dobbiamo prendere C rapidamente, ragazzi. Se no si perde la partita, che lo prendono B. E poi prendono anche A. Noi prendiamo C però nel mentre. E facciamo dei buoni punti. Da addirittura. Sta meccanica dei muri, ragazzi, io non ce l'ho. 27-20, partita inguardabile. Certo che lo scarp. Cioè, oltre a non trovare un cazzo, c'è uno sfiga con le armi. Questa partita è anche una merda. Ma proprio perché è una merda, io ve la caricherò lo stesso. No, non adempierei al mio dovere di youtuber sincero con voi. Perché? Perché quando ho fatto la partita, ho fatto 59-5. Ragazzi, ho 10. Solo balestra, che avevo appena trovato, sono rimorto un'altra volta. Non è che ho fatto 50 partite, ne ho fatta una e una quella. Ve l'ho fatta vedere in replay perché vi dissi persi, diciamo persi, non è che persi, mi si bloccò la registrazione. Però non ho voglia di registrare 50 partite con lo Skull Speed finché non faccio. Ho fatto 45-5, ragazzi, un'arma fortissima, compratele, se vai, compratele. No, davvero, poi se volete comprare, compratele. Io se avessi qualche soldo, forse una ventina d'euro ce lo butterei dentro la cassa, ora come ora. Giusto perché troverei un'arma a distanza per forza e le vorrei provare, tutto lì. La partita andava bene, meno male almeno si è vinto. Sta figura di merda non l'abbiamo fatta, ne abbiamo perso. Mamma mia, qui c'è la bottiglia che è da di matto. Volete una recensione dello Skull Splitter? Mi fa cagare. L'hitbox è inguardabile. Cioè, il coltello era bello perché comunque se ti avvicinavi non è che il coltello si agganciava. Cioè, non è che se il nemico è qua, tu coltelli qui, si aggancia. Però diciamo che nella sagoma dell'avversario quando tu accoltelli è più una coltella tipo tss, oppure tss, tss, ma non diritto per dritto. Cioè, se no davvero il legno basta che tipo si giri in tondo e tu continui a mancarlo. Ragazzi, Skull Splitter fa schifo. Basta. Secondo me è così. Poi se la gente dice è fortissimo, se c'è lo youtuber pro player che dice oh mio Dio è fortissimo, non me ne frega una minchia perché a me fa cagare. Io invito a lasciare un mi piace, un commento, una condivisione, iscrivervi al canale. Vi ricordo che ho caricato questo gameplay. La partita è andata male, ma è perché voglio essere pulito e non giocare 7 ore per farvi vedere quello che non so. Iscrivetevi al canale e passate anche dei miei social che sono qua sotto in descrizione. Ci vediamo al prossimo video. Per questo video è tutto. Ciao Nini.